Amici, accesso giornaliero ad Animal Crossing, questa volta alle 5 di pomeriggio, alle 5 di sera, nonostante fuori sembinotte quasi. Da Fotopia di Fiorillo puoi usare gli amiibo perché mai stavo leggendo. Se di notte vediamo una stella cadente nel cielo, niente, non lo scopriamo mai. Salve a tutti, io nomi sono Kirin, sì. Bene. Ma il ponte? Ah, vero, come la rampa non me lo dice. Allora, dobbiamo piazzare la casa per la signorina che parla in spagnolo. Ok, non la stavo più trovando nell'inventario. Ok, dobbiamo piazzare la casa. E con il fatto che c'è il ponte, io la piazzerei proprio lì. Ci sta? Qui. È che qui. Qua tipo, no? È un po' isolata da tutto, però ha i suoi spazi. Vediamo se ci sta. Vediamo quanti alberi perdo. Nessuno. Allora la mettiamo un pelo più avanti. Così. Vediamo. Non ne perdo nessuno. Perfetto. Bene, 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 bene. Ora, aspetta, no. Cominciamo già la raccolta di tutto. Anche se in realtà momentaneamente non ci servono, cioè non ci serve del denaro. Vabbè, allora andiamo a parlare con Tom Nook e quell'altra. Perché? Vedere cos'altro posso effettivamente fare a parte piazzare rampe e niente. Cosa? Non ho letto, vabbè. Sa come dice. Ok. Poi dire che comunque un altro punticino io lo metterei per l'altra parte, ecco. Un altro punticino qui ci starebbe, secondo me. Ah, questo lo stavo facendo stretching. Va bene. Ciao. Ok. Non ho ben chiaro quello che devo fare, però va bene. Vediamo le miglia. Ok. Niente, niente. Proviamo a parlare con Puffy. Cambiamo la bandiera, sai? Cosa era questo incubo? Vabbè. Direi. Ma a me piace questo.
No, niente. Che ho fatto? Ah, Million Hook. Perché non l'avevo mai fatto. Adesso me ne darà altre anche per l'inno. Poi, appena cambiavo l'inno. Esatto. Ok, bene. No, 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 ho dimenticato la cassa, ho dimenticato la cassa, ho dimenticato la cassa. Dai. Ok. Cosa abbiamo? Cazzo rispetto a ieri, ottimo. Ora, torniamo nell'area campeggio. Adesso ho visto fossi. Ok, torniamo nell'area campeggio. Avvisiamo la signorina. Prima, vabbè, prendiamo fossili, arance, magari. Insomma, prendiamo quello che incontriamo. Ah, giusto. Se ho una pala non posso raccogliere le arance. Ok. Qua su. Buongiorno fiorellino, come va? Bene. Trovato il nuovo abitante, Codino. Che nome incredibile. Cerchiamo i fossili. Prendiamo anche i rami, magari. Attenzione, delle erbacce. Poi posto più romantico dell'isola, insomma, diciamo che ecco, poteva andare peggio. Non è proprio romanticissimo. Però è carino, cioè secondo me fa il suo. È un bel posto, vicino alla spiaggia. Un po' isolata però, più che altro circondata da alberi. Insomma, ci sta. Assolutamente. Benissimo. Ora cerchiamo i fossili. E poi non so cosa devo fare. Dove sta andando il video? Non lo so. Sarà fino a qui fino alle 5 di domani. Ma inteso come 5 di mattina o come 17? Non lo so. Quello mi guarda le...
fiori. Vabbè, ma sai cosa? Io te li prendo gli insetti. Vediamo quanto li paghi bene. Perché è vero che ora non c'è nulla di attivo, però sai, non ci metterò molto a costruire un altro ponte qui. Una. Ok. Molto bene. Vediamo quanti insetti posso prendere. Non credo che potrei vendere dei doppioni. Non so. Non mi pare. Erbaccia. Ok. Oh, io non sto trovando i fossili. Aiuto. Ma fuori ha un... porca puttana. Ecco un fosso. Terribile questa cosa, cioè. È letteralmente il 30 aprile. Fuori è autunno. Va bene. Non faccio domande. Ah, ecco un altro fossile. Non so se l'avete visto. Non sono qua. Non so se è una weapon, lo copriva o no. E incurati un pochino. Non volevo. Però va bene, ho dei fiori. No, i doppioni però no. Cioè non li prendo lo stesso insetto due volte, quello intendo. Magari che non che l'accetti. Basta. Anche qui ci starebbe un ponte. Bisogna letteralmente riempire l'isola di ponti e rampe. Quanti? No, non volevo. Mi servivo. Ok. Sto ce ne posso nulla. E niente, non so dove sia. Il quarto fossile della giornata. Non ho idea. Perché? Qui non sembra esserci. In casa nemmeno. Cioè vicino a casa nemmeno. Eccolo! Vai. Ciao. Non ne ho molti, vediamo un po'. Molto bene, ora andiamo da cosa. Sa che gli posso vendere anche lo stesso insetto due volte. Perché io ho quella facile? Aspetta un attimo.
Ah, certo, ok, no, nulla, mi sono ricordato adesso, sono autistico. Ok. No. E niente, ho perso il ritmo. C'è altro? No. Andiamo a crearci la canna da pesca vera. Poi. Qui niente, cioè. Poi vado a mangiare e a dormire. Canna da pesca. Vai. Sono nella cartella giusta di cose. No, mi è scappato. Va bene, volevo. Vai, prima andiamo alla cosa. Andiamo da Blatter. Mia mamma stava urlando. Molto bene. Buongiorno. Vuoi dormire anch'io come lui? Esamina fossili. Poi un altro giro al museo. Vabbè, prima. Ok. Sì, lo sviluppo culturale di Lani è molto importante. Vediamo. Quanti sono? Due. Okay. Che cazzo è? Cosa so? Bene. Benissimo. Voglio vedere i fossili, secondo me adesso è la parte migliore. Vediamo. Eh sì. Eh sì. Va che figo che è. Va che figo. Ho un bel po' di roba, ma solo per i fossili. Qui non ancora. Anzi. Anzi. Dai, sono felice. Ne sono felice. Ahia, il collo mi è scaccato. È molto ok. Vediamo il. Il coso, aspetta qui. Amber. Ci sono anche insetti, tipo. Non lo so. Andiamo. E poi facciamoci un giro al museo. Completo. Gli insetti, secondo me, non c'è tanta roba. Sì, esatto. È un po' vuoto. Sì, per gli insetti sì.
Belluate questo, vabbè. Farfalle varie. Ah, ok. Devo tagliare anche quegli alberi. Qui cosa abbiamo? Mantide e cimice. Ok. Sì, la parte migliore è quella dei fossili. Assolutamente. Perché anche qui è abbastanza povero. Qui pure. Qui peggio che mai. Perché non riesco mai a trovare insetti nuovi e quando li provo a prendere quei figli di puttana scappano. Però questo è sempre carino. Ma che c'è un pesce dentro una fontana? Datelo, come cazzo l'hai organizzato sto museo? Andiamo. Voglio vedere anche i pesci adesso. Poi basta. Andiamo un po'. Beh, dai, è carina anche la parte dei pesci. Sono queste vasche enormi, vuote, che mettono angoscia, però... Per sé anche quella parte non è male. Eccolo. Figo. Molto figo. Volevo fare uno screenshot. Ok, se da qua viene meglio lo screen. No, non tanto. Qui non c'è niente però. Calamaio, lucciola e il Nautilus. Sì, è indubbiamente la parte più carina, però è anche quella più vuota. Ah, c'è anche questo, beh. Dai, su che qui non è così vuoto. Vuoi sapere come cazzo è strutturato? Però sì. Ci sta, ma il suo perché. Granchi, pesci, cose. Sì, è carinissimo. Molto bene, dai, ci siamo rifatti un giro al museo. Ogni tanto ci sta. Ciao Blato. Ho sonno. Credo si sia capito, visto. Però ho sonno. Ok. Allora. Ciao, che faccio? Qui c'è qualcosa? No. Volevo. Sì. Ciao. Grazie.
Devo decorare gli esterni. Certo, quella cosa è da esterno. Però non ho chissà quale grande fantasia. Tacco livellizzabili, bravo. Secondo me un bel fuoco da campo da qualche parte ci sta. Boh, facciamo. Magari tipo più su. Nella zona campeggio. Non sarebbe male. Un fuoco da campo vicino alla spiaggia un po' no. Ecco, un fuoco da campo qui. Secondo me è proprio qui. È che è molto vicino alla spiaggia. Volevo evitarla questa cosa. Però forse da questa parte di più. Più qua tipo qui sul lago c'è un laghetto. Andiamo. No, non farlo. Ok. Lo prendi? No. Cioè sì, storto. Così va benissimo. Va bene. Mi accontento. Sì, qui. Tu puoi andare? No, va benissimo. E va bene. Qui. Magari tipo tolgo questi fiori, li metto da un'altra parte. Esatto. E però cazzo, il fuoco fa due alberi, vabbè. Tipo qui. Ma secondo me ci sta. Dov'è? Mi piace. Ci avevi pensato. Ci avevi pensato. Lo mettiamo qui. Ecco, secondo me qui ci sta. Togliamo questo. Ok, volevo.
Così. Poi piantiamo dei fiorellini, cioè voglio piantare questi. Ok. Uno qui. Esatto, e poi uno qui. Merda, tu eri nuovo. Vabbè, e poi, boh, ti regalo un fiore. Poi ti indossa. Ah, no. Pianta, posiziono. Ed eccoti con un fiore, amico mio. Bene, abbiamo piazzato un fuoco da campo. Ciao.